Benvenuti nell'ottavo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition su PC, registrato in 4K a 60 fps. Nello scorso episodio, o meglio alla fine dello scorso episodio, avete visto tutto il mio backtracking, o meglio le parti salienti, e avete visto che mi sono potenziato parecchio. Ho molti più HP, ho molta più energia, ed ho anche preso delle abilità nuove, come vedete qua. Ho raccolto svariati punti abilità che mi hanno permesso di sbloccare, questo fa apparire il cielo abilità sulla mappa, gli oggetti energetici raccolti attribuiscono il 50% di energia in più, la maggior parte degli oggetti raccoglibili viene assorbita automaticamente e gli oggetti vitali raccolti raddoppiano la vitalità. Quindi mi manca solo un punto abilità per prendere l'abilità spirito efficiente che mi farà guadagnare più esperienza, e poi potrò andare direttamente di potenziamento di altre abilità molto più interessanti, tipo anche lo scatto aereo. E anche dimezzare il costo della fiamma caricata non sarebbe male, dato che è comunque un attacco molto potente. Anche questo molto interessante. Comunque vedremo cosa potenziare. Essendomi potenziato ora, ci permetterà di non morire come mostri in continuazione, esplorando la nuova zona della mappa, che io ricordo essere questa qui, tutta oscura, fino ad arrivare al bosco nebbioso, dove dobbiamo trovare il sigillo Gumon. Boom! Questa è tutta parte inesplorata, una nuova zona. La Valle del Vento. Lì sopra c'è un gufo, un nemico. Possiamo respingerlo facilmente usando il colpo, e qui abbiamo una cellula abilità che a questo punto direi di usare immediatamente, dato che abbiamo 3 punti abilità se il gufo ci lascia in pace. Ecco qui, per prenderci la nostra tanto agognata abilità spirito efficiente. Queste poi non ci serviranno, a dir la verità. Sono cose per il completismo, queste 3 qui, che servono più che altro per il 100%, ma non a noi, dato che non pianifico di fare il 100% in questo salvataggio. Anche se volete scrivetemelo nei commenti, in caso lo potrei fare. Ok, lì sopra c'è un meccanismo da azionare, come vedete, e qui c'è anche una rana da uccidere. Hoppa! Saliamo. Ricordatevi che questi sono pilastri da abbassare per sbloccare nuovi passaggi. No, che mostruosità che ho fatto. Allora, il gufo spediamolo contro le spine. No, non ce l'ho fatta. Vai contro le spine, grazie. Te invece ti spediamo il proiettile, esatto. Come vedete, con il colpo si possono uccidere facilmente la maggior parte dei nemici. Basta usarlo in maniera appropriata. Bisogna stare attenti però a dove veniamo spinti noi. Ecco qui. Non facciamo la cavolata di prima. Salviamo di nuovo. Il bosco nebbioso è una delle zone più criptiche della mappa, dove molti giocatori si sono... Aia. Dove molti giocatori si sono persi. Perché appunto è una zona abbastanza criptica. Noi qui possiamo arrivare qua e prendere dell'altra esperienza e tornare indietro facilmente. Hop. Sfruttando il povero gufo come passaggio. Ah, tu sei respawnato, davvero? Ok. Ah no, non ti avevo ucciso, eri un altro. Ecco, queste rane vedete che ora sono molto facili da uccidere. Altra esperienza. Salviamo. Come vedete, perdo tantissima vita. Questo è colpa della difficoltà difficile. E se non avessi avuto tutti quei potenziamenti che mi sono preso grazie al backtracking, sarei già morto.
Salvo di nuovo. È importante salvare anche per recuperare HP. Come vedete, i gufi non sono particolarmente ostici una volta che si usa il colpo per batterli. Noi stiamo proseguendo verso l'alto. Di là abbiamo una cellula abilità, qui, che però non possiamo raggiungere attualmente. Vediamo, proseguendo verso l'alto, dove possiamo andare. Qui non possiamo ancora. O meglio, sì, potremmo raggiungere questo posto sfruttando quei proiettili. Proviamo a rifarlo di nuovo. Anche se non sono sicuro che quella sia la strada giusta. Mi ha danneggiato comunque quel gufo, mannaggia lui. Salviamo qua. Proviamo ad attirare il ragno. Esatto. E ce l'abbiamo fatta. Altra cellula abilità. Non posso salvare, ma posso farlo ora. Madò ragazzi, ma che colpi incredibili. Qui ci si può curare. Cosa che mi è servita, visto la figura barbina che ho fatto. Attenzione, qui c'è Kuro che non ci lascia passare. Finché Kuro è là fuori, il cammino verso il bosco nebbioso sarà bloccato. Ma guarda lassù, potremmo distrarla se riusciamo ad allentare quella roccia. Sì, distrarla, vedete in che modo. La distrarremo molto. No, dai. Oh. Ma dai! Ma ecco fatto. Ed ora bisognerà usare un colpo così. Direi che l'abbiamo distratta a dovere, no? E guardate cosa cade. Hai raccolto la piuma di Kuro. Per usare questo oggetto premi A e poi RT. La piuma di Kuro permette a Ori di planare liberamente o di cavalcare una corrente di vento. Ebbene sì, abbiamo un'altra nuova abilità, la planata. E qui sopra abbiamo anche un pozzo dello spirito per salvare la partita e ripristinarci, dato che ne avevamo anche molto bisogno. Allora, esploriamo questa piccola parte della mappa che è rimasta oscura, mentre qui sopra ci torneremo. Ci torneremo più avanti, dato che il passo del dolore, nome non a caso, ci aspetta di sopra. Ok, qui semplicemente sì, è il percorso che si avrebbe fatto per raggiungere direttamente questo posto, dove però saremmo stati bloccati da Kuro, quindi saremmo dovuti tornare indietro. Ed ora si plana. Possiamo planare per quanto vogliamo, non c'è una durata. La foschia del bosco nebbioso ingannò la mente di tutti. Ed ecco che inizia la parte criptica. Quelli che si persero non vennero mai ritrovati. Per liberarvi velocemente di quelle sbobbette che lasciano a terra i nemici, potete usare il colpo a terra. Questo. E le distruggerà tutte in un colpo. Guardate com'è tutto. Com'è tutto ondeggiante questo posto. Com'è tutto strano. Dobbiamo assolutamente potenziarci la fiamma caricata.
Direi di farlo. Ora. Migliora il raggio e il danno della fiamma caricata. La lanterna velata, questa foschia misteriosa fuoriesce da qui. Se troviamo il modo di accenderla, il cammino sarà nuovamente illuminato. Quindi è questa foschia che annebbia la mente di tutti. Guardate come ondeggia anche lo scenario. Anche Ori sta venendo influenzato. Ecco, come vi dicevo, contro queste creature la cosa migliore è usare il colpo caricato a terra. Aia, aia, oh. Ho preso danno in maniera barbina lì, eh. Facciamo che salviamo qua. Come vedete, gli respingiamo anche i colpi con l'onda d'urto. Bellissimo. E qui sopra troviamo altra esperienza. Noi dovremmo però andare qui. Di sfruttare il colpo per avanzare. Aia. Questo posto è pericolosissimo. Guardate quante spine. Come sempre, usate il colpo e usate la planata per aspettare altri proiettili. Che arriveranno, si spera. Grazie per il passaggio. Ricordatevi sempre di salvare. Qua bisognerà usare una planata per arrivare dall'altra parte. Anche qui. Aia, rana di merda. Là si può scendere. Proviamo però ad avanzare di qua. Esatto, c'è una chiave di volta. Avete visto questo fulmine? Qualcosa è cambiato qua. C'era un passaggio verso il basso ed ora non c'è più. I fulmini qui hanno poteri strani. E qui ovviamente ci viene fatto usare il potere della planata per superare delle parti platform. Altra chiave di volta. E per salire quassù non si può. Altro fulmine. Ingannati dalla foschia si persero nei boschi. Un fulmine che ha aperto un altro passaggio da questa parte. Capite ora perché questa zona è un po' criptica. Perché innanzitutto bisogna capire la meccanica del fulmine. E poi il percorso cambia in continuazione. Ora siamo sopra la lanterna. La torcia di Atsu era stata perduta in questo luogo. Se la portiamo fino alla lanterna velata, ci mostrerà la strada. Qui il percorso è ancora chiuso, ma ormai sapete la meccanica. Fulmine? Esattamente. Che cambia di nuovo il percorso. E infatti di qui abbiamo un nuovo passaggio. Piantina, spara! Grazie. Volevo questa esperienza. È un bombardamento qui, ragazzi, è un bombardamento. Però c'è anche una nuova esperienza. Qui
Qui posso salvare. Hop, e siamo arrivati giù. Ora c'è questa rana da sconfiggere. Esattamente. Un altro ranocchio che questa volta salta. Però nei cunicoli stretti non hanno speranza contro di noi. E qui non possiamo salire. Questi sono un po' ostici, come nemici da affrontare. Qui abbiamo altra esperienza. Ecco fatto, distruggiamoli con il colpo caricato. Esattamente. E ricordatevi come sempre di salvare. È la cosa più importante in questo gioco, è la cosa che ci si dimentica sempre. Lasciate che la fiamma, la nostra piccola Sane, faccia tutto e poi continuate. E si scende. Un'abilità nuova. Un'altra abilità nuova. Tatsu era solito arrampicarsi sulle montagne più alte del Passo del Dolore, ecco che iniziano a nominarlo. Quando la torcia di suo fratello si spense, cadde nelle foschie dove perse la strada. Vediamo quale abilità ci insegnerà ora. Ha imparato la scalata. Per usare questa abilità, tieni premuto RT quando ti trovi contro una parete per spostarti sulla sua superficie. In questo modo. È un'abilità che apparentemente sembra inutile, ma servirà come combinazione per un'altra abilità successiva. E come vedete, quei funghi sono un po' trollosi. Però vi faccio già capire la meccanica. Guardate, se salto, compaiono. Se salto, scompaiono. Non conta il doppio salto. Quindi conta sempre solo come un unico salto. La rana si è suicidata ed ora noi non possiamo tornare indietro. Ahia, che male. Sperando in un altro fulmine. Questo lo spediamo via. Esattamente. E guardate lì, altri funghi. Come vedete, quando saltiamo, scompaiono, quindi dobbiamo saltare verso di loro. Noi qui possiamo appenderci. E i nemici iniziano ad essere anche molto più resistenti. Qui stessa cosa, dobbiamo saltare sui funghi, quando però non sono ancora attivi. E qui invece c'è una meccanica diversa, come vedete saltiamo, ma quel fungo non scompare. Quindi per adesso saltiamo. Salviamo. Ok. Bisogna saltare sui funghi che compaiono. Fino a che il passaggio verrà svelato. Per poter prendere un'altra chiave di volta. Qui non salvo perché tanto bisogna tornare indietro e come avete visto c'è stato un altro fulmine e salverò di nuovo qua. Aia, rana infame, la spedirò contro le spine. Ecco, così impari. Ed ora possiamo passare qui sotto, dove però è molto più pericoloso perché ora, saltando, si attivano anche questi laser. Vedete? E qui c'è una cosa un po' ostica da fare, esatto. Può trarre in inganno, ma ora vi faccio vedere come si supera quella parte. Che è un po' tricky, per coloro che... Ecco, appunto.
No, calma. Ecco, non bisogna appoggiarsi sul primo fungo, ma bisogna saltarlo con il doppio salto. Per non attivare gli altri. E qui una dolce melodia ci guida al prossimo passo. Una rana invece va giù. E noi possiamo sfruttare il ragno per passare. Compreso anche questo simpatico nemico. Qui sopra, a quanto pare, non c'è nulla per ora. Possiamo usare il colpo anche per evitare questi nemici. No! Ah, riparto da qui. Male. Devo salvare più spesso. Ecco, dopo questa parte salverò. Siamo vicini a finire il bosco nebbioso, eh. Ecco qua. Così ripartiremo da qui, in caso di prematura morte. Qui bisogna stare attenti, bisogna calcolare bene la pendenza e riuscire a sfruttarla al massimo per arrivare qua, esattamente, e prendere dell'altra esperienza. Salvare, sfruttare lo scillio di quella, il dondolio di quella parte e arrivare finalmente in fondo, dove salvo di nuovo. Qui si può salire, apparentemente senza motivo però. Quindi si scende. No, ecco, non volevo scendere così. Non mi ha preso il doppio salto per un qualche motivo. Bisognerà andare lì sopra. Aia. Esattamente. Oh, calma, calma, pianta di merda. Qui c'è l'altra chiave di volta. E ciò vuol dire che tornando indietro si avrà un cambio di scenario esattamente con il fulmine. Ed ora salire servirà a qualcosa. Eh sì. Ma dai! Non le avevo proprio viste quelle spine. Ecco fatto. Aia. Guardate quanti nemici ci sono qui, ma ce ne sbarazziamo facilmente grazie al colpo a terra. Ecco, uno degli errori, vabbè, lasciamo stare, uno degli errori più comuni che fanno i giocatori di Ori è non usare le abilità durante il combattimento. Guardate qui intanto che precisione serve per salire. È tipo la fiamma caricata, non la usano questa che ora uso io. Anche perché ovviamente serve energia per quella, quindi bisogna usarla bene. La rana la spediamo contro le spine. Tanto noi qui possiamo salire grazie alla pianta. E qui possiamo salire grazie alla rana. Anche se forse stiamo tornando indietro. Perché da questa parte. Oh no, da questa parte invece ci sono dei nemici da battere. Due nemici addirittura. Due di quelli che erano dei mini boss. A cui possiamo fare danno. Con il colpo a terra. Guardate quanto danno gli facciamo quando riemergono. Fuori uno e fuori due. No, non l'ha colpito quello. Ecco fatto. E abbiamo battuto anche questo mini boss. Come vedete la mappa del Bosco Nebbioso
non è attiva, perché continua a cambiare. Io voglio tornare leggermente indietro per vedere se c'era un qualcosa che mi sono perso da questa parte. Di qua. Fatemi saltare, raga. Grazie. Ah, un altro di questi. Effettivamente è un posto nuovo. Questo nemico non l'abbiamo ancora trovato qui. Perché di là ovviamente si va avanti. Nella zona con... Vabbè, anche questi possono essere ammazzati tutti con il colpo caricato a terra. E qui infatti abbiamo un percorso diverso. Aia. Un percorso che però forse non ci conviene fare, perché potrebbe essere che noi abbiamo tagliato in realtà. Salendo qui con la rana abbiamo tagliato il percorso dall'altra parte. Che ci avrebbe fatto salire sfruttando quel fungo che si muoveva, che avete appena visto. Perciò continuiamo da questa parte, non ci siamo persi nulla. Qui sopra c'è qualcosa? Nope. Per avere la mappa del bosco nebbioso dobbiamo ovviamente diradare la nebbia. Ed ecco il cancello dello spirito, che possiamo aprire dopo aver raccolto tutte quelle chiavi di volta. Ed ora possiamo raccogliere la lanterna. Con la lanterna sopra non possiamo fare il doppio salto, non possiamo usare il colpo. Possiamo sparare, possiamo saltare, ma non possiamo fare nient'altro. Quindi bisogna essere veloci. Ecco qua. Possiamo anche lasciarla cadere la lanterna, per qualche momento, per sconfiggere dei nemici e poi riprenderla. Però dobbiamo portarcela dietro, quindi... Ecco qua. E la riportiamo... forza. Non si è attivato il trigger. È strano, dovrebbe... Dovrebbe triggerarsi. Ah, ok. Si era un attimino buggato. Abbiamo acceso la lanterna velata e la foschia è sparita. Ori, la chiave per le rovine abbandonate del sigillo Gumon è stata scoperta. Eccola. Hai trovato il sigillo Gumon. Usando questa chiave potrai entrare nelle rovine abbandonate. L'elemento dei venti si trova nelle profondità delle rovine abbandonate, a sud di qui. Non siamo lontani, posso mostrarti la strada. E infatti è proprio sotto di noi. Nelle profondità della Valle del Vento. Ma, fatto ciò, abbiamo un nuovo obiettivo. Dobbiamo entrare e rigenerare le rovine abbandonate, ovvero l'elemento dei venti. Però il video finisce qui, è già durato anche parecchio. Abbiamo fatto tutto il Bosco Nebbioso in una botta sola, che è una delle zone più confuse di Ori, proprio per quelle meccaniche strane, i funghi che si attivano e disattivano, il percorso che cambia tramite i fulmini, tutto questo sfondo ondulato, onirico, che è molto molto dispersivo, cioè fa perdere molti giocatori effettivamente. Però l'abbiamo portato a casa. Quindi detto ciò, ricordo di lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere e Ori è tutto, al prossimo video!